local time. That's nice and early. We should be able to park this now. Iniziamo il vlog così, scusate, non so bene l'inquadratura perché non mi vedo in questo momento. Ho deciso di filmare perché voglio filmare, ma non c'ho nessuna telecamera, quindi ho deciso di mettermi sul telefono come old times, old school vlogs, che ho iniziato in realtà questo canale col telefono. E secondo me è più importante prendere il momento rispetto appunto perdere il momento, perché vuoi una qualità migliore. Quindi mi dispiace se questo video non ha una qualità pazzesca, però lasciatemi un like comunque se vi piace, e vi assicuro che vi piace. Ringrazio ancora Manu che mi sta editando gli ultimi video e sta facendo un lavoro veramente assurdo, quindi lasciate un like anche per lui, lasciate un commento e iniziamo. Allora ragazzi, vi state chiedendo dove sto e che cosa sto a fare? Sono al sesto piano del Holiday Inn al Terminal 4 a Londra. Sono venuto qua a Londra per stare con la mia famiglia per 2 settimane. Stavo a Milano fino a stamattina, ho fatto scalo ad Amsterdam. Sono arrivato a Londra, non sapevo cosa fare. Praticamente i miei arrivano domani e avevo pensato: non prendo nessuna stanza e lavoro tutta la notte, perché ho veramente un sacco di cose da fare, programmi e altro. Però poi ho pensato, forse è meglio sinceramente se sto da solo di prendermi una stanza per più tempo, sto più comodo. E quindi ho pagato questa stanza fighissima, solamente 79 pounds. Ve la faccio vedere. Accendo le luci una per una, vi faccio vedere un attimino qua l'entrata. Poi abbiamo qui il bagno, vabbè, molto molto semplice, però c'è una bella doccia grande. Continuiamo, e questa è la stanza, quindi molto tranquilla. C'è una bellissima postazione dove io mi sono già messo a lavorare, sto vedendo Guzman. C'è una bellissima sedia per lavorare un pochino, un letto queen enorme, solita televisione. Ci stanno qua, che mi sono già fatto un tè all'inglese. Guardate un po' che figata, dato che sto praticamente all'aeroporto. È un hotel fighissimo con la vista direttamente sulle piste di atterraggio. È una figata allucinante, non sono mai stato in un hotel del genere, costa pochissimo. E di solito appunto quando viaggiate prendete sempre gli hotel in città. Oggi è stata completamente a buffo, ho detto sai cosa, invece di stare in un caffè così in aeroporto mi prendo un bel hotel sempre in aeroporto, però almeno c'ho la stanza e mi hanno dato una vista veramente incredibile. Quindi io sono stato qua tutta la giornata, 5-6 ore. Il piano di oggi o di adesso in realtà sono le 8:20 e voglio andare in palestra, quindi mi sono ricercato una palestra che è vicino all'hotel. Per alcuni potrebbe essere una cosa ossessiva, per me io lo chiamo semplicemente uno che distresso. Ho lavorato tutto il giorno, mi voglio veramente fare un bel allenamento per buttare fuori tutto lo stress, per avere un bel pump che mi fa sentire bene. Secondo luogo, vi voglio far capire che c'è sempre un modo, anche quando andate nelle location più remote, negli hotel, andate in vacanza e dite ah, lo usate come scusa per saltare gli allenamenti, in realtà c'è sempre un modo se volete allenarvi. E io vi consiglio comunque anche 2-3 volte a settimana, mantenete tutti i risultati che avete fatto. Per me è una cosa proprio che fa parte ormai della mia vita, quindi io ovunque vado mi assicuro che c'è una palestra vicino. Quindi ho trovato una palestra, dovrebbe essere 20-25 minuti di taxi, e quindi penso di andarci proprio ora. Allora raga, io sono vestito così che sembrerebbe pure ok, ma fa un freddo assurdo a Londra, quando dappertutto, Barcellona, Milano, dappertutto si muore di caldo. Fanno oltre 30 gradi, qua staremo a 15 gradi, quindi ho dovuto mettermi una maglietta e un'extra maglietta sopra perché ero sicuro che avrebbe fatto freddo. Io non mi sono portato proprio niente appresso e sto in pantaloncini corti. Londra, raga. Raga, allora sto aspettando il taxi. Devo dire che oggi è stata proprio la mia dieta, è stata terribile, cioè non vorrei nemmeno dirvi cosa ho mangiato. Ovviamente ho fatto digiuno intermittente, caffè stamattina, e poi mi sono preso un panino alla cotaletta a Milano, chiaramente, perché non c'era nient'altro. Mi sono bevuto una Coca-Cola, poi non ho mangiato niente, mi sono mangiato una protein bar quando sono arrivato, poi ho continuato a lavorare, quindi oggi ovviamente la dieta è stata una merda. Però andiamo in palestra fra poco, quindi mi sono andato a prendere uno di questi sweet chili wraps da Boots, che ovviamente conosco essendo stato qua da 5 anni, non c'ha i macros malissimo, in realtà sono 290 calorie e c'ha 20 grammi di proteine, che non è male pre-workout. E mi sono anche preso questi urban fruit al mango, questo per un pochino più di carboidrati, anche questi saranno 103 calorie, quindi un piccolo snack qua come potete vedere pre-workout, e speriamo sia abbastanza per attaccare l'allenamento.
Allora raga, siamo in una palestra super super old school, però i vibes sono veramente ottimi per essere venerdì sera. Ero sicuro che sarebbe stata vuota e spettacolare, quindi non vedo l'ora di spaccare un workout. Dato che non mi alleno da un po' e che non mi allenerò per un po' di tempo, penso che farò un full body oppure un upper body, che come sapete quando posso saltare gambe, sono sincero, le salto. Quindi ci saranno un sacco di macchine fighe, faremo un po' di panche e poi un po' di macchine fighe, quindi chest, shoulders, bicipiti, tricipiti, schiena, un po' di tutto. Ok raga, tra tutta la scelta abbiamo deciso di cambiare, siamo con schiena, stiamo facendo il primo movimento lì sulla T-bar row che sta usando quel ragazzo. Faccio 3 serie di 6-8 ripetizioni su ogni esercizio. Faccio una schiena, poi petto e poi faccio anche spalle, credo. Diciamo che ci sono un sacco di macchine che non vedo nelle palestre di solito, quindi mi è venuto un sacco voglia di usarle e sperimentarle. Quindi vediamo come va. Faccio vedere un piccolo physique update. Sono stato bloated, quindi sono pieno, gonfio di acqua. Come ho detto, il cibo non ho mangiato bene, quindi non è proprio il massimo. Però voglio keep it real su questo canale, quindi ve lo faccio vedere sinceramente, onestamente, tutte le condizioni. Non penso di essere iperdefinito, almeno non come nell'ultimo video. Vediamo insieme com'è. Ma anche stando in questa palestra che è un sacco di competizione, è proprio forse quella più old school, è quella dove ho visto più gente grossa, però si vede proprio la differenza tra uno che si dia roba e uno che non si dia roba, proprio a livello di qualità muscolare assurdo. Comunque, questo è il physique update attuale. Comunque vi ringrazio se siete rimasti fino a qua, lasciateci un bel like, ci vediamo nella prossima clip. Raga, siete mai stati in un aeroporto vuoto? Beh, io ora sì. Una di notte, non c'è nessuno. Sono comprato un panino che vi faccio vedere appena torniamo in stanza. Ok ragazzi, siamo tornati in camera. Che dire, è stato un elemento pazzesco in una palestra veramente stupenda. Cioè la più old school a cui sono mai stato. È praticamente veramente un feeling di bodybuilder grossi. C'erano un paio di negroni proprio enormi e è stato abbastanza carino. Un sacco di macchine, però ho provato le macchine diverse, ragazzi, e a me funziona meglio con i free weights, proprio con i pesi appunto bilanciere e manubrio, molto molto meglio, ed è come dovremmo allenarci direi l'80% del tempo, cioè quella è la cosa principale, sovraccaricare il carico, le ripetizioni, il volume col passare del tempo su appunto movimenti con manubri e bilancieri, movimenti composti fondamentali. Comunque cenetta triste perché oggi è stata veramente una giornata bruttissima in termini di dieta. Avrò colpito comunque i macronutrienti giusti, però diciamo con cibi di qualità non proprio il massimo, ecco. Ovviamente in primis io voglio essere sicuro di colpire i macronutrienti e le calorie, però poi sarebbe anche buono la qualità del cibo. Però ragazzi, volevo farvi capire che si fa quello che si riesce a fare, va bene? Anche quando le cose non sono ottimali si fa. Se voi ci mettete la testa potete comunque fare 1 invece che 0, ok? Magari non è 100% bene, però provate a ottimizzare con quello che avete. Comunque, io mi faccio una scenetta triste, mi sono preso una barretta proteica, sì, la seconda della giornata, 20 grammi di proteine, non è il massimo, lo so, però per una volta si fa. Speso una cifra assurda per prendermi un pochino di micronutrienti, un pochino di frutta da caffè nero, che era letteralmente l'unica cosa aperta a quest'ora in aeroporto. E poi mi sono preso un altro sandwich, che sarà caffè nero sempre, un chicken salad, questo 376 calorie, 12 grammi di grassi, 47 grammi di carbo, 20 grammi di proteine. Quindi non troppo male, 40 grammi di proteine post workout. Quando scelgo i sandwich parlo sempre di uno che c'ha il pollo e dell'insalata per minimizzare diciamo i grassi. Quindi questa è la scenetta triste.
di stasera, però almeno stiamo con una vista veramente spettacolare. Questo è tutto per stasera. Io spero vi sia piaciuto questo video, spero vi stia piacendo questa... Praticamente la faccio diventare una nuova serie, no? Questa in cui vado in giro nelle palestre, appunto a Londra, l'ho fatta a Londra, a Barcellona, voglio fare anche in altre, l'ho fatta a Magaluf, sì, in Mallorca. Niente, una miniserie in cui vi porto le palestre, in cui vado in giro per il mondo, mi piace un sacco, anche quelle più old school, per vedere atmosfere diverse, gente diversa. Questa è veramente una mia passione, sarò sinceramente onesto, se non avessi voi, proprio mi motiva anche il fatto che oggi ad esempio non pensavo di filmare e non ho portato la telecamera con me, però ho deciso all'ultimo momento di filmare sul telefono, quindi mi dispiace se la qualità non è il massimo, fatemi sapere se va bene. Comunque, se vi va bene questo tipo di video più personali, anche se la qualità è un po' inferiore, fatemi sapere se vi stanno piacendo questi ultimi vlog. Torneranno anche i video informativi, però sono in una fase dove voglio veramente condividere con voi tutto quello che faccio, perché penso alla fine di vivere una vita non così usuale. Mi sono fatto il culo e mi sto facendo il culo ogni giorno per poter rendere questo una realtà, quindi vi voglio ringraziare di tutto il supporto che mi date con MyProtein, con tutto l'ossigeno che mi date, con i commenti, i likes, tutte queste cose veramente apprezzo tantissimo, mi permette anche di vivere in una camera di albergo su un aeroporto, sulla pista di atterraggio. Detto questo, vi ringrazio tantissimo, lasciate un like, ci vediamo nel prossimo video, ciao.